Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme il tempeh, uno dei più interessanti derivati della soia. Bene, procediamo con la prima fase che è l'ammollo. Abbiamo messo la soia in ammollo, in abbondante acqua fredda. Personalmente prediligo un ammollo piuttosto lungo, di 30-36 ore. È bene cambiare l'acqua almeno una volta per evitare la fermentazione. E passiamo adesso alla fase 2, la sbucciatura. I chicchi vanno sfregati tra le mani in questo modo, in modo da separare la buccia dal chicco. Ora con una mano si fa un movimento in senso orario in modo che l'acqua crei un vortice. Subito dopo un movimento con la mano nel senso opposto. Questo permetterà alle bucce di venire a galla. Servendoci di un colapasta o di un colino, versiamo l'acqua che porterà via con sé le bucce. Ripetiamo questa operazione per una decina di volte. Eccoci in cucina per la fase 3, la cottura. Cuociamo la soia che abbiamo sbucciato in abbondante acqua fredda con un bicchiere di aceto per circa 50 minuti. Dopo averla sgocciolata bene, la stendiamo su un panno di cotone e la lasciamo raffreddare per 45 minuti. La possiamo coprire e la lasciamo asciugare per altri 45 minuti. La soia è pronta per essere mescolata con lo starter. Che cos'è lo starter? Lo starter è un fermento, ovvero delle spore sotto forma di polvere, che mescolate con la soia permettono la fermentazione. La quantità di starter da aggiungere alla soia si aggira intorno al grammo per ogni 100 grammi di soia. Una volta mescolata bene la soia con il fermento, la mettiamo in sacchetti di plastica chiusi a formare dei panetti alti circa 2 cm. Con uno stecchino di legno bucherelliamo il sacchetto su tutta la superficie, facendo dei buchi ogni 2 cm. Ora siamo pronti per mettere il tempeh in fermentazione, mettendo il sacchetto sulla griglia del forno e tenendo solo la luce accesa per 24 ore. Il tempeh è pronto ora per essere cucinato, in abbinamento alle verdure o ai cereali che più vi piacciono. Basterà farlo saltare in padella per 10-15 minuti. Di tutti gli alimenti fermentati, devo dire che il tempeh è uno di quelli che mi ha affascinato di più. In 24 ore, con una tecnica semplice, alla portata di tutti, la soia viene trasformata in un alimento ricco di proteine, ricco di vitamine del gruppo B, più nutritivo, quindi più digeribile e molto più saporito rispetto alla materia prima iniziale. Più di altre preparazioni, il tempeh permette di dirigere, di indirizzare e di apprezzare il fantastico lavoro che fanno i microorganismi. Ciao, ci vediamo alla prossima ricetta.